Ciao ragazzi, bentornati! Sì, quello che vedete in primo piano è proprio un clone delle AirPods Pro. Un clone bianco però, non c'è niente di speciale. Perché non deliziarci il palato con queste? La copia delle AirPods Pro nere, che funzionano ancora peggio. Questa volta faccio davvero fatica a trovare un senso a queste cuffiette, perché ok, sì, il case è carino, tutto quello che vuoi, hai un clone nero che fa figo, nero opaco, ma ha davvero senso avere un clone delle AirPods Pro che diventa un semplice paio di cuffiette in-ear? Hanno davvero un senso rispetto a tante altre cuffiette che troviamo simili sulla stessa fascia di prezzo, quindi dalle 30 alle 50 euro? Infatti le i500 che abbiamo analizzato, le i80, ma anche le precedenti i10, avevano catturato molta attenzione, anche la mia, tant'è che ve le avevo consigliate molto spesso, perché erano uniche, erano non in-ear. L'unica alternativa anche ad oggi non in-ear alle AirPods rimane o la FreeBuds 3 di Huawei, che comunque è bella costosa, parliamo di 180 euro di listino circa. L'unica alternativa economica difatti rimanevano le Air 2 TWS di Xiaomi, che però erano soltanto in cinese e soltanto ora sono arrivate in versione internazionale. Con però anche qualche piccolo limite, vabbè, quello è un discorso a parte. Ecco, c'era davvero poca concorrenza e quindi quei cloni avevano senso rispetto ad altri come questi delle AirPods Pro, che alla fine si rivelano essere soltanto delle cuffiette in-ear, sì, che clonano il design, ma alla fine la qualità è buona, i microfoni funzionano bene, c'è qualche funzione particolare, andiamo a scoprirlo tutti insieme. Iniziando come sempre dal prezzo, beh, io le ho prese su Etimaxter come per le i500, le i80, perché vabbè, a parte che potete risparmiare un botto con vari codici, vi lascio tutto qua sotto in descrizione. Se volete prendere un clone, che siano queste, le i500 eccetera, insomma, ci sono dei buoni prezzi, più che altro con DHL potete avere in qualche giorno, insomma, le vostre cuffiette. Con la posta, regà, ad oggi scordatevela, perché con tutta questa questione di blocchi eccetera ci mette davvero una vita. Tra sconti e tutto, le AirPods Pro di questo tipo ve le portate a casa con 67 dollari, quindi 60 euro, che comunque non è proprio una cifra irrisoria. Vi porta l'attenzione anche di come ci siano effettive differenze tra il modello bianco e quello nero. Infatti il bianco è costruito in modo diverso e più che altro c'è, notate, il coperchietto che fa molto più gioco, non ha molta resistenza, mentre quelle nere sono costruite davvero alla perfezione, mi piacciono molto anche proprio come qualità proprio costruttiva. Beh, a parte che è opaco, è tutto molto più bello e ok, però per l'appunto c'è meno gioco, notate come è bello più solido il coperchietto, questo è già un sintomo di qualità costruttiva in più. Infatti queste bianche davvero sono molto più cheap, anche la plastica si sente al tatto che è qualcosa di un po' più economico. Entrambi comunque hanno il pulsantino qui sul retro, hanno la Lightning sul fondo, c'è il supporto comunque alla ricarica wireless, ma per esempio se noi prendiamo una bianca e proviamo a metterla in carica dentro al case nero non funziona. Questa è com'è la cuffietta bianca indossata, questa è com'è la cuffietta nera, che vi dirò, con questo trattamento della plastica fa un po' più di grip, quindi alla fine sta anche meglio all'interno del nostro orecchio. Se si mantiene più stabile almeno, questa è come si presenta la bianca vista da un pochino più vicino. Notate che ci sono i sensori neri, che però è una mera rappresentazione perché poi di sensori c'è davvero poco. Troviamo la stessa cosa anche sulla cuffiettina nera, dove però i sensori sono mascherati in una maniera un pochino diversa e non proprio benissimo, perché qui potrei farvi notare di come si stia un pochino scollando, insomma ci sono alcune imperfezioni costruttive. Tra l'altro sia queste nere che quelle bianche vengono sponsorizzate, potete anche leggere qui, con una sorta di water resistant, quindi più o meno resistono, diciamo, agli schizzi, non proprio all'acqua. Se ci fate una corsetta per l'appunto sotto la pioggia, anche se in questi giorni è altamente improbabile, ecco, non dovreste avere problemi. E insomma, se loro alla fine si indossano molto bene, abbiamo anche i vari gommini per essere adattate. Abbiamo visto che esteticamente c'è qualche piccola imperfezione, ma poi come suonano, come sono i microfoni, le gesture funzionano bene, andiamo ad analizzare questi aspetti. Per il primo pairing basta cliccare il pulsantino qui sul retro e dopodiché ci uscirà questa scritta che vorrei portare alla vostra attenzione.
AirPods Pro, neanche il nome è azzeccato, vabbè, lasciamo perdere. Una volta fatto il pairing ci basterà soltanto andare ad estrarre le nostre cuffiettine. Vi faccio notare come è davvero semplice andarle ad estrarre e poi ad essere, insomma, indossate. Questa è una procedura molto semplice, sentiamo dei rumorini che ci avvertono dei vari pairing, delle cose che stanno succedendo e dopodiché siamo pronti ad ascoltare un po' di musica. Ok, facciamo caso abbiamo messo una canzone a caso su un player musicale, in questo caso io sto utilizzando Deezer, voglio andare a interagire con la traccia tramite i tasti soft touch. Questa zona qui, se vi metto la cuffiettina un po' vicino, potrete sicuramente notare questa zona. Eccola qui, notate che c'è questo incavo, dovrebbe essere funzionale per i tasti soft touch. Uso il condizionale perché poi all'atto pratico non funzionano granché bene, notate? Ci sto provando in ogni modo. Ecco, adesso sono riuscito a mettere pausa, ma avete visto quanti tentativi? Non è una cosa certa, non si riesce a far bene. Abbiamo uno skip della traccia, ci siamo riusciti. Ecco, il doppio click lo prende abbastanza. Sto rischiando anche di farmi levare la cuffietta. In questo caso vedete, prova a sistemarla e si mette pausa. La parte più sensibile per le gesture pare essere proprio qua sotto, però comunque se riescono a far molto male, perché io metto la cuffietta adesso, parte la canzone, clicco sotto, pausa, è ripartita da sola, io non ho cliccato nulla, capite che non funziona benissimo, no. E una volta avviata poi la nostra musica, non si ascolta così male. Non abbiamo la PTX come codec a disposizione, abbiamo però un Bluetooth 5.0 comunque di base. Io in questi giorni, per esempio, ci ho visto qualcosa con Disney Plus e il delay non è così alto, magari vi lascio un piccolo esempio. Bevande free refill, devo dire subito che come approccio visivo ci siamo, perché è veramente tutto molto molto bello, soprattutto il bun che è bello lucido, bello bello compatto, sono curioso di provarlo. E quindi sì, questo era il delay e l'audio è registrato un pochino così alla buona, perché purtroppo non ho grandissimi mezzi essendo bloccato ormai da mille mesi, ma comunque ecco, più o meno vi siete fatti un'idea. Per i microfoni vi lascio il test dell'E500, dal momento che i microfoni sono davvero simili se non identici, usabili ma non troppo qualitativi, vi rimando a quel test che avevamo già registrato qualche settimana fa. Quindi alla fine microfoni proprio siamo al limite, come qualità audio ci siamo, ma è un pochino povero l'audio, non ci sono quei bassi davvero corposi, non c'è più che altro il volume tutto a 360 gradi, bello corposo, ci sono quegli alti che magari spesso ti danno un pochino fastidio quando alzi il volume perché sono perforanti, come li chiamo io, cioè davvero secchi. Beh, ecco, le FreeBuds 3 che vabbè rimangono ovviamente inarrivabili, per l'appunto sono proprio di un altro livello, 3-4 livelli. L'audio, come dicono molti, in questo caso è proprio bello caldo, è un audio piacevole. Ascoltando invece un po' di elettronica potrebbe risultare un pochino fastidiosa con questi cloni delle AirPods Pro nere. Tra l'altro sì, sono un clone, ma non abbiamo per esempio la cancellazione del rumore come sulle AirPods Pro, quindi alla fine è un clonaggio estetico, nulla più. Quindi alla fine vale la pena copiare l'estetica per avere un clone delle AirPods Pro, che sono delle cuffiette semplici in ear, rispetto al comprare poi, che ne so, delle cuffiette effettive in ear su questa fascia di prezzo, che magari poi hanno un audio più qualitativo, hanno il codec aptX, hanno qualche funzione in più. Dal mio punto di vista, no, questi cloni a questo giro non mi convincono, quindi niente, io vi aspetto qua sotto nei commenti per sapere cosa ne pensate di queste e niente, ci vediamo domani con un nuovo video. Restate sintonizzati.